Mo oggi sto con i due bodyguard, eh? Belli tozzi, se belli mangia, grossi. Spero, sì? Sì, 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 okay, io do per quello. Io do da mangiare a tutta la famiglia, non preoccupatevi. Ragazzi, sono Anima e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo tornati in sala con Tudor. Bella. Giulio. Bella. Tasha. Bella. Bella. E siamo qua, come avrete visto dal video dei regali, dalle cose che abbiamo portato dall'America. Infatti Sabrina oggi non c'è stata, proprio per questo motivo qua. Ah, ma è le carni, quindi non sono le caramelle? No. No. Sono le carni. Ma io non ho capito un cazzo allora. Tutti i tipi di carne e non si sbircia. E c'è Star Gong. C'è Star Gong, non si sbircia, ok. Non si sbircia. Giulio, non mannaggia, non sbirciare, no, cazzo. Perché? Dai, per serio. Io adesso, e indovinerete quali carne saranno. Ci sono tanti tipi di animali, purtroppo, raga. Ok. Io c'ho una fame, ragazzi, sto morire. Anch'io. Questa roba è gourmet per me in questo momento. Non ho fatto colazione. Non li ho fatti mangiare apposta, raga. Cioè, ma stiamo praticamente a digiuno. Con la fame che ho sarà per forza buona, dico. Spero. Allora, questo è il primo. Sembra gli snacks di Zack. Vero. Allora, vi dico solo che... Che fa quack. Ha le ali. Ha le ali. Ma non vola. È una gallina, cocodè. Non è una gallina, cocodè. No, dopo, prima... Tacchino. Assaggia prima. Fagiano. Non ci arriverete mai. Aquila. Non vola. Non vola. Però le ali. Cosa vuol dire? Non credo neanche sia legale mangiarlo. Ah, ma credo neanche questo. Cazzo, ma cosa? Credo, non lo so. Gang. Vabbè, se la vendono, la vendono. Cioè, aspettate, allora. Sì, anche altre cose le vendono, dipende da chi le compri. Ma era un negozio, faceva gli scontrini. Okay. Non è che era Apu dei Simpson e te vende tutto. Oh, guarda, guarda come è il sacciccione come esce, ti è? No, vai, Giulio. Ragazzi, no, perché per non preoccuparti, perché è buona. Per primo? Senti che bontà. È il non sapere che ci preoccupa. O almeno no, che non preoccuparti, è un animale che ti piace, di secondo più, me. Di più, dai, dai. No, di più. Oh. Di più. Cioè, vi famo o no? Ma perché è così molle? È buonissimo. Non è buonissimo. Non è più buonissimo. Oh, sta proprio di quell'animale. Ma qualche No. È molto piccante. C'avete ancora una roba a testa. Allora, hai detto, c'ha le ali ma non vola. Sì. È piccante. Fa le uova grosse. Struzzo. Bravo. Come struzzo? No. Oh, è questo. No, bip bip. Guardate, ragazzi, c'è lo struzzo disegnato sopra. Ma perché è piccante? Ma forse lo aromatizzano. A me piace. Un po'. No. Tu? Ho fame. Dai. In realtà ho fame anch'io. Beh, lo mangio, dai. Dai, sta il chimico. Quando mai hai mangiato lo struzzo? Struzzo. Buono. E il primo è andato. Pensavo peggio, dai. No, dai. Adesso che sai che struzzo è buono. Cos'è il peggiore degli animali? È strasaporito, no? Più che altro. Allora, adesso andiamo a una cosa un po' più normale. Vola. No, basta. Basta, hai indizi. Insomma, ma cazzo, perché ha tutti la stessa forma? È sempre struzzo. Non è... Ma no. Ale. Eccolo. Ale. Vuoi assaggiare? Più forte di te, Tudor. Sta vincendo il gatto. Oh. Che tutti i gatti qua sono arrivati adesso. Te l'ho detto, è cibo. Allora, sei con la sbanfa lì. Non è che è cibo gourmet per i gatti. Ah, sono gli snacks. Raga, tutti sono qua sotto. Via. Ha quattro zampe. E fino a qua. Il cane. No. Ah, okay. No, no, i cani e i gatti. No. Ha già tolto che cani e gatti non sono cavallo nella lista. No, no. Basta! Quanti ce ne sono cavallo? Cavallo. Ne ha quattro cavallo. Allora, vi do un indizio. Raga, si è fatto vive in montagna. La capra. Puoi sentire l'odore? Ma non nel. Questa te la so dire con una renna. Sa già? Cioè, no, dai, prima ci hai infilato il naso Tudor, parte Tudor. Il sapore, ma no, sei duro. Confermo renna. Sì, capriolo o cervo. Avete ragione, è renna. Avete, ho ragione. Allora qua, la renna. Oh, l'ho che mangiata una volta ristante, sapeva di merda. E anche questo sa di merda. Ma che mangia la renna? La merda. Questo fa veramente schifo. Però è piccantino, vai. Non okay. Si è capito se è una penitenza o... Questo via in Messico, cazzo dici via in montagna. Ma che in Messico? Quando mai... Ma è piccantissimo. Quanto è piccante, veramente. Guardare. Questo non so manco io cos'è. Aia. Quante zampe c'ha? Ha delle ali belle, non posso dire nient'altro. Ma neanche lui li sa, è quello il problema. Cioè... No. Volo o no questo? Non lo sa. No. Credo di no. Credo. Svolazza. Basta! La gallina. No, fa poco detto. No, qua sono cibi particolari, cioè ce ne so, qualcuno è anche normale, ma... Proprio si fa il segretore? Voglio andare già all'olfatto? Fagiano. Pavone. Prima belle, pavone. Saggia.
Perché hanno tutti... Perché hanno tutti la stessa consistenza? Oh, ragazzi, non so chi ha indovinato dei due, ma è uno dei due. Perché dall'immagine non capisco. È quello con la libelle? È un fagiano. No? Non è quello con la libelle? Povero. È un fagiano. Non te lo saprei dire. Cerchiamo, ragazzi. Sa di merda. Fa cagare questo, ma questo è veramente schifo. Boss. Oh, non so, ragazzi, questo qua. Questo è il peggiore finora. Cosa fa? Può cagare, nonostante è piccante, può cagare. Ma spiegami una roba, ma la gente li mangia o sono assaggi anche là in America? No, li mangia. Madonna. Aspetta, però. Aspettate, ragazzi, però, chi vince cosa vince? Perché io mi sono tolto il cazzo di vincere, perché ho beccato che un cazzo di fagiano, ho beccato che è il fagiano, cosa vinco oggi? Che neanche lui sapeva che fosse un fagiano. Non c'è, cioè, ragazzi. Ma quasi tu lo shampoo so io mangio. Te mangi. Se vuoi offri la cena. No, chi perde offre il pranzo. Vai. Cosa vuol dire? Ti sta perdendo. Ti sta perdendo. Ma no, non è vero, io sono. Ma non è vero. Tu stai perdendo perché non sai neanche gli animali vedendoli. Non so anche le foto, ragazzi. Io sono il giudice, non posso perdere. Ma cosa c'entra? Quindi è una sfida fra voi due. Ne pesco io uno a caso. Le pesco. No, sono io il giudice. Va bene. Un spazzatore dietro di te, eh. Ma ecco perché i gatti mortacci allora stanno solo dietro di me, stanno. Allora, adesso. Sempre un tubetto. Andiamo sul classico. O i tubetti di carne arrosto. Ho detto classico, non posso dire nient'altro. E poi il fagiano vola, credo, svolazza. È un cazzo di fagiano. Il fagiano non vola. Madonna, come se no? Vola. Vola il fagiano. Sparano. La caccia quello che fagiano. Sta soltanto in mezzo all'erba alta? Qua è il pavone. Quello è il pavone. E vedi, io pensavo era quello. Vabbè, le ali è belle anche il fagiano. Quindi è il punto mio se era il pavone, se tu pensi sì. Che il pavone. Ah, oh, peccato che non lo è. Vabbè, cosa c'entra? Ho detto classico, quindi vi mando subito all'abbrusamento. Cos'è classico? Sì, l'odore. Non è classico. Io non mangio questo. Beh, vabbè, sparatene uno. Quattro zampe sempre, vola. Ho detto classico, non posso dire. Cosa vuol dire classico? È un animale classico. Manzo. È più di un manzo questo. È più grande. So io un manzo. Un bel pezzo di manzo. Io dico, non so come si chiama, quello lì è ancora più grande del manzo. Okay. Il toro. Il bufalo, bravo. Ok, ma ho detto classico, il bufalo non è proprio classico. Bufalo però è questo stinto. Non è classico. L'assaggio. Questo puzza di schifo, io non voglio mangiare questo qua. Perché scrocchia? No, ragazzi, puffa da mola. No, raga, fa poco cagare questo. Comunque, vabbè, adesso che stai a mangiare è facile, no? Vive una merda. No, è porco. È porco. Posso sputare? Il maiale. Quello ho fatto bene a non mangiarlo. Bastardo! È il maiale. È quello classico, raga. È vero. È il porco. Io non lo riesco a masticare. Non si sputa. Sì, ma è un po' di schifo. Ma mamma da piccolo ti ha insegnato di non è sputare. È porco con gli aia pegno. Sì, è porco andato ragazzi, male. Ma è possibile che è il peggiore il porco? Aspetta. No, non tocca. Te ne prendo uno io. Non tocca. Sei d'accordo? Facciamo assaggiare a Sasha. Sì. Ma sto mangiando anch'io. Sì, ma devi assaggiare. Sono tutti piccanti poi. Devi assaggiare uno, Luke. Ma guarda, è una sassata di piccante. Se ne assaggio uno, Luke. Ah, ok, l'ho tirato fuori. Vai. Non c'è l'immagine di qua? No, no. Non c'è. No, okay. No. È cambiata la forma, gravissimo. Cazzo, questo è uno stick, ragazzi, guardate. Non guardo, assaggio. Questa è la classica carne secca. Quello è prosciutto. Questa è bresaola. Bresaola. Quando mai è fatta così la bresaola? L'assaggio? Volete che indovino? Vai. Che colore ha? No, non dirci cos'è. Già il colore è gravissimo. Ma vedi l'odore? Sentire? Tutto lo stesso odore a una certa. No. Com'è duro? Aspetta, dovevo mangiare io. Eh? Dovevo mangiare io. Aspetta, farlo mangiare anche a me. No, attimo, è buono. È buono. Secondo me è mucca. Aspetta. Ah, buono. È buono questo. No, è bello, vai. Questo è beef. Non è mucca. Che manzo. Tutti i gatti intanto. Tutti i gatti. Nessuno ha indovinato. Cos'è? Tu! Cos'è? Bufalo. Ragazzi, faccio gli stick di gatti, eh. Anche tu, Artù. Miau. Oddio, è stranissimo questo. Allora, io ormai l'ho guardato. Ma poi è troppo duro. Avete due indizi a testa. Uno prima al Tudor. Io Giulio. Prima Giulio. Ma intanto non dico il giusto. Vola. No, che non vola questo. No, dite il nome dell'animale. Ah, ok. Cioè, non vola, così ve l'ho tolto gli volatili. Oh, bello, nessuno lo sta bevendo. Io dico il bufalo. Dici dove vive. L'ho detto bufalo? Io dico manzo. No, manzo no, perché? Dico capra. Errati, avete ancora un indizio. Vai. Però dacci un suggerimento a questo giro. Con che lettera comincio? Allora, occhio al telefono. Mi sa che ha rotto anche il mio. Sì, e mi sa che lui era proprio rotto. Cazzo mi soffi, Crimi. Qual è il quarto che cambi?
Questo sarà ufficialmente il terzo telefono che io andrò a cambiare, ragazzi. Ragazzi, però non è possibile che l'iPhone 10 sia così fragile. Il mio non si è mai rotto. Dopo, me lo metto in tasca perché l'ho tirata. Il mio si è rotto? Quello di Sasha no. A posto. Prenderò un culo, sono sempre io. La vita. Zio, la spazzatura è dietro di te. Era curiosa, voleva giocare. È più piccolo di un manzo, visto che è quello che abbiamo detto. Vabbè, è molto resistente. Non posso dire nient'altro. Vive nell'acqua. Non posso dire nient'altro. No. No. No, no, non posso dire niente. È quello che non si sa il verso. No, in realtà sì. No, no, è il coccodrillo. No, non ti hai fatto mangiare il coccodrillo. No, no. E cos'è? La tartaruga. Tu? Coccodrillo. No, ragazzi, ho detto più piccolo di un manzo. Non è un volatile, è un cinghiale. Ah, ecco perché è buono. E mai? Ah, no, schizzatella, bello. Un cinghiale, ragazzi, tranquilli. È resistente, hai detto. Resistente. Con due, se diventa una macchina non muori. Io pensavo qualcosa tipo che c'era la curanza. Anch'io la tartaruga. Ma tu che ho detto, no, che cazzo fai? Ho detto più piccolo di un manzo e pensavo proprio si capisse. Vabbè, io ho spato a caso con quello il cazzo. Comunque manzo cinghiale. Hai detto che un filo selvatico. Sì, però sì, si sente perché dura. Carogna proprio. Io con coccodrillo ho detto, pensavo che eri incoglionito. Non guarda, però. Non sto guardando. Ok. Un altro stick, un altro... Basta! Allora, raga, questa volta è piccolo. Relativamente piccolo. È il topo. No, relativamente piccolo. Cioè, no, non vuol dire per forza. Cioè, immaginate un elefante. La marmotta? No. Però quel... No, a me piacerebbe assaggiarla, la marmotta. Oh! Vuoi passare all'odore? Capretto. No. Tutte le stesse qua, io potrei darvi un indizio che è praticamente la risposta, ma non posso. Coniglio. Facciamo l'assaggio e se non ci arrivate... Ma l'hai già annusato, magnatela. E tu questa dico senza assaggiarlo. No, no, ormai te l'assaggi. Aspetta, dirlo. Perché sennò arriva l'indizio quello buono. Io lo so. Anatra. Tu? Non lo so. È coniglio. Li ama Sabrina. Cioè, non li mangerebbe Sabrina. E papere. Anatra, quindi. A papera. No. Papera. Ma io non so perché mangiano in America. Perché sono americani. Che differenza fra l'anatra e la papera? Però è buona. È buona. Ma l'anatra si mangia anche da è molto, è molto gustosa, ma non è così. Cioè, l'odore è molto di anatra. Quando vai dal cinese ti arriva l'anatra. L'odore è questo qua, però il gusto è diverso, è molto più forte quello lì. Questo qua non è un gusto molto coperto. Ma non è anatra questa. È l'ora delle papere! sto finendo, basta. Ma è buona, bravo. Non lo stavo. Gamba. Raga, mancano pochi, eh? Io ho più fame di prima, considerate. Io mi stanno sentendo il po' i sapori, sono tutti uguali, mi sembrano. Comunque è stata un'escalation fino adesso. Sì. Cosa? Devo arrivare i peggiori adesso. No, quando nasconde vuol dire che è grave. No. Non è che è solo per, come si dice? Creare hype. Sì. Allora, ragazzi, questo qualcuno prima l'ha detto. Ah. È l'unico indizio che posso dire. Questo. Beh, lo so. Beh, cioè, vuoi passare già comunque al gusto? E magnatela. E magnatela, sono un tocco del merda. Bufalo, vai. Sì, anche io bufalo. Già, te lo dico io. Ho detto prima io. No, e non è il bufalo. E invece sì. Ah. Ma io pensavo adesso non è neanche. Bufalo. Che mi metti nel culo che poi gatti? Ragazzi, adesso arriva un gourmet. Alle. E questo è già un indizione, ok? Allora, però devi dire, animale raro o no? Cosa? questa è la challenge. Esiste in Italia sto animale? Non lo so. Cioè, non lo so. Te ti devi informare un po' di più sulla flora italiana. Allora, in generale, rispondo penso di no. Sulla fauna lì. Rispondo penso di no. Allora, io vi dico, l'ho già assaggiata. Musa. Madonna, che puzza. Ha lo stesso odore delle altre robe, ragazzi. O sono io che... Perché poco? Non si fida. Dai, questo boccone, dai. Ah, prendi un botto, buonissima questa. Io ho già mangiato una volta. E qua chi risponde prima vince, Manso. Lo, Manso. No, adesso dico un indizio, il primo che dice vince. Vai. L'ho assaggiato all'Expo. Cavallo. Capra. Ah, belli, guardate i miei video, vedo. Quale Expo? In Milano.
Oh madonna, guarda, c'è una merda che sta girando in quel video. Io non l'ho visto, ero troppo giovine. Ah, non era ancora nato. Non era ancora nato. Hai assaggiato la merda in quel video con Sabrina. Ha tanti denti. Coccodrillo! No, non ho mangiato un coccodrillo, vero? Ma non si può neanche mangiare. È un coccodrillo. Non si può mangiare, lui che mangia te di solito, capisci che è contro natura. Ma ci fa le borse con sta roba, purello. Cosa che faccia hai tu? Io stavo bene. Raga, prima nella mia testa mi sono detto, prima ho detto coccodrillo, ho detto mica, ma pensa che rincoglionito, pensa che fiume di merda che faccio, che dicono la gente dicendo, ma può dire coccodrillo questo? Ci sono due coccodrilli. Io stavo bene senza averlo mangiato in vita mia il coccodrillo, però. Ormai l'hai mangiato, no. Hai passato il confine. No, il confine è breve. Io ragazzi sono a dieta. Ragazzi, adesso passiamo all'ultimo. Ok. L'ultimo vuol dire molto particolare. Se per voi era particolare il coccodrillo, immaginate, capito? Tartaruga. Cazzo, punto può essere anche. Però cazzo di tartaruga fai che. Il tapiro. È grande. Almeno non usate. Vola. Nuota. Potrebbe volare. Nuota. E sai che sono quelle cose che non sai? Nuota? Sì, sì. Non è che sono quelle cose che non sai, sono quelle cose che tu non sai. Quindi sono quelle cose che non so. Non hai studiato animali alle elementari. No, prima la geografia e basta. Allora, zio, vai, passa all'odore. Ho detto bello, bello particolare, eh. Io lo ripeto, dal secondo hanno tutti lo stesso odore. Basta! L'odore di questo è molto più forte. La marmotta. Lo senti che sa molto di selvatico? Selvatico che vola. È aquila! Il falco! No, ho detto potrebbe volare. E nuota. Il falco quali pescatore. Cosa sono quelli che nuotano e pescano? E volano e pescano? L'aquila. Pesca. La chimera. Caccia. È un ibrido. Un misto di animali. Io ti metto le mani addosso. Immagino i Pokémon che volano e pescano. Che cazzo di animale è? G8. Quello che ha un collo grosso. L'airone. No. Cigno. Il collo tipo Maurizio Costanzo. Il becco. Gabbiano. No. Il pellicano. Ma che cazzo te mangi? Che per Riccardo devi mangiare? Assaggia. Assaggia però. Ma empia. Magna. Non può. Vabbè, c'è la bava di tutto. Ma questo non è. Sei vicino tu. Che è un Pokémon? Vola. Cioè, raga, facile. Avete l'ultima no, risposta? No, l'ippopotamo pesca, però non vola, no? Vabbè, io tipo ippopotamo tu? Io dico. Cos'è che vola? Cos'è che ha le ali e cammina e nuota? Il falco. No, raga. E lo cervo. Ok. Sasha, dopo che. Ma in che universo vola? Dove nuota? Cazzo vola il cervo? Dove nuota? In un sogno l'ho sognato. Dove nuota? E poi era per depistarvi, l'avete mangiato prima il cervo. Ok. Hanno tutti lo stesso odore, sti cosi, sti carni. È carne, carne. Vabbè, e raga, direi che l'antipasto. Direi che adesso io. Paghi il pranzo. No, io. Pranzo. Io mortacci, no. O erfaggiano, no. Escalation. Secondo me ha vinto tu, Dore. Secondo me anche. Uno contro uno. Aspetta. No. 200. Ragazzi, allora, buttatevi a botte, che cazzo ve devo dire? Animali animale, questo video gourmet di assaggi di carni, può concludersi qua. Più o meno la stella Michelin, se apro un ristorante, no la piglio, dico. Ah sì, ciao. È vero? Vola. Comunque, questo video può concludersi qua, mi raccomando lasciate un mi piace per vedere altri video particolari, perché arriveranno i cibi indiani, i cibi americani, un sacco di cose dove voi. No. Mi darete una mano? No. Vabbè, Sabrina, raga, vi ho fatto assaggiare praticamente il mondo intero. Io stavo bene senza aver mangiato il coccodrillo. Stando a Milano. Mal de ban- no, mica no, se no, no, stasera no. Mi sentirò male. Io no. Vabbè, al massimo fai quack dal culo. Scialla. Comunque, i loro canali stanno in descrizione. Vi potete iscrivere al centro a guardare altri miei due bellissimi videolati. E noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry. Stay animals.